Ore 19:20, arriva la pappa. E che pappa? 20 aprile 2023, ore 19:20. Su Milano c'è un temporale, ma sappiate che i piccoli, che il nido è sotto un tetto, quindi dovrebbe piovere veramente a vento. Un uragano, speriamo di no. Hanno fame. Andiamo a vedere sull'altra webcam. Credo che si veda molto meglio. E per come sono posizionati i piccoli, non lo voglio dire per scaramanzia, ma penso che mangeranno bene tutti e quattro. Il pasto è abbondante. Però loro adesso mangiano anche bocconi più grossi. Ecco, l'unico problema è che per fare mangiare loro bisogna uccidere piccole creature indifese. Spesso con le piume, questo non si sa però se ha le piume oppure se ha una pelliccia. Potrebbe essere anche un gatto, un gattino. A me non mi sembrano piume, a me mi sembra pelliccia. O sono piume, a voi cosa vi sembrano a voi? Io credo che ce ne sia per tutti, eh? No! Incredibile! Arriva un'altra preda! Non era mai successo! È arrivata un'altra preda, papà con un'altra preda! Mai successo prima d'ora! Almeno che io ricordi. È arrivato il papà e ha portato un'altra preda. Secondo me qualche avanzo e lei se lo porterà via dopo. Questo è veramente uno scoop. Ore 19:23 del 23 aprile 2023. Con una scena così possono stare digiuni anche tutta la notte. Uno si è allontanato o perché deve fare la cacca o perché è già sazio. O perché si vuole avvicinare di più invece. Ma è incredibile, per la prima volta mentre la madre, che aveva già una preda, li stava imbeccando, è arrivato il padre con un'altra preda, gliel'ha lasciata lì e se n'è andato. Adesso non resta altro che arrivano gli zii, anche loro con le prede. Secondo me lei si porterà via qualcosa. Vedete che gozzi pieni che avranno alla fine. Papà e mamma sono decisi a farli crescere velocemente, così si levano di torno dalle palle. E loro riacquistano la libertà.
Nelle retrovie c'è uno dei pulcini più grandi che ha detto basta, dice mamma, se no faccio indigestione. Si avvantaggia il più piccolo e recupera il tempo perso nei giorni passati. Certo che questa è proprio una macelleria, mamma mia. Mamma mia. No, guarda che pezzo enorme. Guardate che pezzi grossi. Ora glielo frega la mamma. Glielo voleva fregare la mamma, eh. Entrano in competizione con la madre. Se non fanno presto a mangiarselo loro, glielo frega la mamma il cibo. Gli sta insegnando la competizione praticamente. Anche lei si mangia dei bei pezzi, giustamente. Sentite i tuoni, c'è un temporale. Il piccino gli è rimasto un pezzetto sul becco, un pezzetto di ciccia sul becco. Credo che stia venendo un video abbastanza discreto, eh? Mamma mia, quante piume gli tocca mangiare. Per me se lo mangia lei quest'ora, è troppo grosso. Oppure lo divide, lo sta dividendo ancora. Ha visto che era troppo grosso. Guarda che guzzi che hanno. Altro tuono. Forse si sono affrettati a dargli da mangiare perché hanno sentito la tempesta. Non sanno se dopo ce la faranno ad andare a caccia con i nubifragi, allora gli stanno dando le scorte. Può essere, è una teoria questa, tutto da dimostrare, però ci sta. Quello nella retrovia si è rifatto avanti. Io per esempio non ho visto zampe qui, potrebbe essere un piccolo mammifero, eh? Ah no, forse quella era una zampa. Beh, di solito sono uccelli. Lei c'ha la piuma sulla testa, fuori posto, è buffa, un pennacchino c'ha. Che macelleria. Sì, madre natura non è così poi tanto bella, poetica, come si può pensare. Guarda che pezzo enorme. Se l'è ripresa la madre, poi gliel'ha preso il figliolo. Loro ormai hanno il becco più grande, sono cresciuti e prendono anche pezzi grossi, eh.
A quello in fondo lo chiamano Pendolino, io lo chiamo Pipino il Breve. Gli si chiudono addirittura gli occhi. Avete visto il bagliore? Un fulmine. Lei si gira, ha sentito il tuono e si è girata. Ecco perché mangiano in fretta. Perché non sanno, dopo la tempesta, quando potranno mangiare, quanto tempo durerà la tempesta. Ecco perché sono arrivate due prede nel giro di un minuto, praticamente. Comunque sappiate che tutto il cibo che sta mangiando la madre, se necessario, lei lo potrebbe rigurgitare per dare ai figli. Ora non è questo il caso perché sono sazi, è difficile vederli così belli pieni, eh? Di solito ci fanno tribolare, invece stavolta sono belli satolli, già successo comunque qualche altra volta. Giulia capisce di aver finito, io vorrei andare sull'altra webcam per vedere cosa succede. Eccoci qua. Ora vedremo se lei prende il volo, vuol dire affrontare anche l'acquazzone, eh? Oppure se va a posizionarsi là in alto a destra sui tubi e rimane di vedetta. Vediamo cosa decide di fare. Dubito che si metta a volare sotto l'acqua e sotto la pioggia. Probabilmente andrà lassù sui tubi, dove va di solito per stare di vedetta, ecco. Perché quello credo che sia un posto al riparo dalla pioggia e vicino al nido per fare la guardia, credo. C'è un nubifragio in atto e sembrerebbe sciocco che si metta, che prenda il volo proprio ora. I bambini hanno fatto provvista. La vedete ancora? Io la vedo, che si muove. Si vede appena la coda, si vede dove voglia andare a posizionarsi, non lo sappiamo. Comunque io penso di chiuderla qui. Sono 14 minuti, eh.